Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi, situazione estiva sull'Italia, il tutto grazie a una zona di alta pressione che dal Nord Africa si spinge verso il Mediterraneo d'Italia, però c'è anche un rovescio della medaglia, e cioè il fatto che le temperature, come vedremo tra poco, saliranno nei prossimi giorni e farà davvero molto molto caldo. Questo schema lo ritroviamo anche nella consueta mappa con le isobare, cioè la distribuzione della pressione a livello del mare in Europa, bassa pressione sull'est Europa, invece pressione atmosferica elevata sull'Europa centro-occidentale, quindi anche sul Mediterraneo e sull'Italia. Come precipitazioni, quindi poco o nulla dalle nostre parti, se non qualche temporalino di calore che si forma nelle ore pomeridiane sulla fascia alpina prealpina e sull'Appennino meridionale. Al sud, infatti, un po' di variabilità è da mettere in conto anche un po' di vento, ad esempio in Puglia. Per il resto, dicevamo, tempo bello, se non a questi temporali di calore che si formano nelle ore pomeridiane, ma soprattutto temperature elevate. Ecco i valori che registreremo nelle prossime giornate, con punte anche fino a 38-39 gradi all'ombra, questo specie in pianura padana e nelle zone interne delle regioni tirreniche, Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna e poi, ripeto, tutta la pianura padana, le aree più bollenti d'Italia. Farà caldo comunque anche dalle altre parti e soprattutto, guardate, anche temperature notturne in aumento. Nelle grandi città si farà davvero fatica a prendere sonno se non con un ventilatore o con un condizionatore. Queste sono le minime previste, tra l'altro le minime, vi ricordo, si registrano a fine nottata. Quindi la sera e nella prima parte della notte molto spesso rimarremo addirittura sopra i 30 gradi. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto comunque su trebimeteo.com.